È consuetudine per i mezzi di comunicazione nel periodo estivo considerare assente il cittadino, tanto da tagliare programmi ed informazioni. I cittadini invece hanno il diritto di essere informati sempre, in qualunque posto si trovano. Vediamo il telegiornale. E devo leggervi un foglio, che purtroppo è un foglio triste, di coloro che sono andati avanti. Speriamo che si preparino un bel posto. Don Gibello è mancato. Il parroco del popolare quartiere, La Marmora, era presente da 50 anni e si è sempre battuto per difendere i suoi parrocchiani con forza. Per l'ennesima volta il sottopasso che funge da circonvallazione alla città è chiuso. Dopo lavori durati decenni dalla inaugurazione, i guai si sono susseguiti provocando la rabbia dei cittadini. Dall'invasione delle acque al blocco della circolazione e così via, si è sempre ripetuto periodicamente qualche problema. Mario Clerico, direttore della struttura di oncologia dell'azienda sanitaria di Biella, è entrato a far parte dell'ufficio di presidenza di CIPOMO, il collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri del quale fanno parte circa 180 membri. Eletto segretario del consiglio direttivo, presieduto da Roberto Labianca, sarà affiancato nei lavori dagli oncologi Salvatore Palazzo e Cristina Oliani e rimarrà in carica per 2 anni. A Camburzano, ridente paese della Valle Elvo, estate 2011. Frutto del paese è il cosiddetto Bargnoun, che sarebbe la prugna celeste. Aperitivo e bagnulà per i partecipanti. Tanta è la pregna camadira e tanta vela fa la sua tira. Sicché che da tia sta lontana. Estate, tempo di musica e di concerti all'aperto, ma i biellesi amanti del country rendono omaggio a George McEntony, scomparso prematuramente all'età di soli 45 anni. Un artista definito The One Man Band Re del Country, che con la sua voce aveva rallegrato recentemente alcune serate di festa nel nostro territorio. Originario di Ganda, un paesino nei pressi di Appiano nell'Alto Tesino, un personaggio che viveva intensamente il suo ruolo di cowboy anche nella vita quotidiana. Di animo gentile, disponibile ad ogni forma di solidarietà e volontariato, amico di tutto il pubblico che lo seguiva nelle tournée locali. Grazie alle incisioni dei suoi brani realizzati in America e le qualità artistiche, era conosciuto ed apprezzato a livello internazionale. Il pubblico avverte già da ora con nostalgia la mancanza della sua presenza sul palco ed il ritmo dell'inconfondibile sound delle sue canzoni. E anche per oggi è tutto.